Buonasera a tutti, ben ritrovati con la rubrica di Podismo Atletica con Fabio Sinatti e Moreno Sinatti. Quest'oggi parleremo delle due manifestazioni, la camminata della Val di Chiana, in una giornata diciamo direi splendida anche da un punto di vista diciamo così ambientale, e poi la parco corsa altrettanto valida. Direi due manifestazioni che sono riuscite benissimo, Moreno. Tra l'altro qui eravamo reduci da una settimana abbastanza piovosa, ventosa, soprattutto che anche lì a San Zeno aveva creato qualche problema. Sì, c'era un po' di vento e su in alto c'era abbastanza fango, però ecco, rispetto alle previsioni, insomma, lassù abbiamo corso abbastanza bene perché aveva piovuto, era tantissimi giorni che pioveva, ha smesso proprio gli ultimi due giorni e è andata bene, insomma. Ecco, abbiamo visto qui molti con i colori chiaramente gialli della Run Days, quindi seconda edizione che viene fatta lì a San Zeno, e direi riuscitissima anche quest'anno, la partecipazione direi molto consistente sia dal punto di vista diciamo della parte diciamo competitiva, sì, che non c'erano anche molti camminatori, perché effettivamente era un bel posto anche per camminare e lontano dal traffico, anche se sono tutte strade dove hanno camminato sono tutte asfaltate, però traffico locale, quindi poi la domenica mattina ancora di meno, e poi come si vede dagli ombre c'era anche il sole, non era tantissimo caldo, però insomma comunque diciamo ecco il vento ce n'era, sì, però sempre in maniera molto contenuta rispetto ai giorni precedenti, che aveva addirittura smantellato anche gli stand lì proprio nella zona di San Zeno. Ma tornando alla corsa, direi questa qui è una manifestazione che ormai è cominciata a entrare anche nella mentalità dei podisti, piace per le caratteristiche anche del percorso. Sì, c'è un percorso un po' particolare perché c'è un tratto che è proprio trail, quasi trail puro, e poi il resto è tutto corsa su strada. Qualcuno si è lamentato perché non si era la prima gara che la faceva, non si aspettava la parte alta fra Ragazzi e San Zeno, che era un po' sconnessa, c'era un sentiero dove scorreva l'acqua, però ecco, quelli che l'avevano fatta gli anni passati sapevano com'era il percorso. La conoscevano bene. E qui siamo proprio nella zona di San Zeno, proprio vicino alla chiesa, dove i concorrenti nella prima tornata dovevano fare una divagazione interna del paese e poi di nuovo tornare verso la zona dell'inceneritore. La prima parte del percorso, che è circa 5 km e mezzo, è il tratto della non competitiva. Anche questo, la prima parte è pianeggiante, poi ecco, si vede qui adesso cominciano a salire, cioè vanno nelle colline di San Zeno, che anche qui è abbastanza, ci sono due salite brevi, insomma, ma abbastanza sono impegnative. Sì, ecco, si gira a destra e poi ecco, si comincia a vedere la salita. Tratti iniziali che già davano un po' la sensazione di quello che sarebbe accaduto anche nella fase successiva, che rivediamo proprio alle prese con la salita, molti concorrenti, quindi passi un pochino più brevi, proprio per cercare di contenere un pochino anche il ritmo e soprattutto poi di essere in forma per la seconda parte, che è ancora più impegnativa. Certo. Dopo qui ci sono ancora circa più di 10 km da fare, quindi e poi ecco, sono un tratto che la salita lì sopra le colline di Ragazzi, che è un chilometro, ma io non ho misurato la pendenza, ma al 30 come minimo, il 30%, c'è, cioè alcuni tratti anche di più. Ecco, qui intanto ringraziamo ovviamente anche Demetrio, che con la GoPro è riuscito a riprendere questa competizione in alcuni tratti anche particolarmente impegnativi, perché non è facile da poter anche seguire con i mezzi. Sì, ma qui ci può andare solo o a piedi o con la moto, una motocross, perché neanche in bicicletta. E qui sì, però con i tratti... Sì, in altri tratti era impossibile. E qui vediamo proprio anche una partecipazione, direi, qualificata anche in questa occasione, perché la presenza, insomma, dei migliori anche aretini presenti in questa gara la dicono lunga, ma anche perché effettivamente comincia a essere anche una gara particolarmente premiata. Quindi è sempre stata premiata bene fino dall'inizio della sua riedizione, nascita, riedizione. E ecco, la gente corre perché sono belli percorsi, sono belli questi, ma corrono anche perché c'è molti premi, insomma, che insomma diverte anche gareggiare, durare fatica molte volte. Certo. Ecco, dicevamo poi la zona di San Zeno, che viene in questa maniera anche, diciamo, non dico rivalutata, ma insomma ecco, viene un pochino ripristinata, fatta vedere anche nella sua, diciamo, nel suo ambiente più ampio possibile. Quindi intanto stiamo rientrando verso la zona dello smaltitore. Sì. No, c'è da dire che San Zeno è un paesino che ha come uno pensa, invece non è un paese abbastanza nuovo, ci sono un sacco di case nuove, cioè, se solo l'inceneritore è in lontananza,
termovalorizzatore, sì, sì, che è un po' in lontananza. E che poi l'hanno migliorato, almeno sì, secondo, diciamo, anche gli ultimi esperti, gli ultimi, diciamo, anche controlli che sono verificati. Intanto abbiamo visto i protagonisti di questa gara, che erano Taras, Vannuccini, Annetti, Verini, Occhiolini, vediamo insieme a Platica, che poi fra l'altro, e poi Fatih Kenti, che è ritornato alle gare anche lui dopo i campionati di società di staffette. Ci muori i ragazzini qui. Ecco, direi che poi in questa maniera già si comincia ad avvicinarsi anche alla classifica del Grand Prix, che già con le prove attuali abbiamo già completato la prima decade di gare, e quindi in cui Christian Taras sembra dominatore, sì, diciamo, sembra assoluto in questa prima fase, ma è tallonato comunque da Vannuccini e da Platica, quindi vedremo un po' quello che succederà. Ancora la gara è molto lunga, è un Grand Prix molto, molto lungo. E qui intanto vediamo la lunga schiera dei partecipanti provenienti un po' da diverse parti della Toscana, dell'Umbria, ma anche addirittura qualcuno anche da fuori. Quindi sicuramente un percorso che viene apprezzato anche per la lunghezza, ecco, una lunghezza un po' interlocutoria. Sì, ancora siamo nel periodo fine marzo, ancora 15 km, questi erano circa 15 km, la gara si possono fare benissimo, le temperature non sono alte, ecco, è percorso, ecco, qui siamo dopo 5 km, ancora abbiamo tutte quasi molti gruppetti, sì, abbastanza. Sì, sì, sì. Ecco, anche il settore femminile direi che è diventato maggiormente agguerrito, e qui vediamo proprio le protagoniste quasi a contatto nello spazio di 20-30 metri, ci sono tutte, la Tumasun, la Sannarelli, la Volpi, ecco, quindi tutte atlete che insomma se la giocano diciamo nello spazio di pochi metri. Poi ovviamente la salita sarà quella che determinerà la selezione più naturale. Ecco, qui vediamo poi anche Scaglia Gianmarco, altro atleta che sicuramente è protagonista nella propria categoria. Sì, categoria non ha, negli argento non ha rivali qui a Arezzo, in Toscana quasi nessuno, e insomma quando c'è è vincitore sicuro della categoria. Ecco, qui vediamo Bove, Antonella, sì. Poi ecco via via si susseguono Nicolai e altri, vedete tutti anche con le maglie colorate, che sicuramente danno anche spettacolo. Vediamo Cicerone Terenzio, ti vediamo te anche te Moreno, dietro insieme alla Governini. C'è Pucci Miro che ogni tanto si rivede. Eh sì, corre, ma quando corre, fra l'altro addirittura in quell'occasione era stato ipotizzato di far fare un percorso più breve alla categoria d'oro, ma lui ha voluto fare la gara lunga anche per allenarsi maggiormente. Qui intanto li rivediamo nella discesa, è già molto selezionata. Vediamo Christian Taras con un vantaggio di pochi metri nei confronti di Vannuccini, di Annetti, e poi anche Pietro Verini, che direi ha fatto un inizio di stagione particolarmente ottimo. Ha fatto ottimo e anche gareggiato, perché di solito fa una gara al mese, una gara ogni due mesi, ha fatto già tre gare, una di seguito all'altra, quindi... Ecco, qui vediamo proprio nella discesa che porta poi verso San Zeno i concorrenti, qui ancora nella parte che li riporta poi al termovalorizzatore, gli atleti che si stanno, diciamo, affrontando in questa, ecco, vedete proprio il vento, e qui l'arrivo di solitario di Christian Taras, che sta trovando una, diciamo, forse anche stimolato anche dal Grand Prix, e si sta comportando molto bene un po' in tutte le gare, quindi è sempre il protagonista. No, anche gli anni passati era scritto al Grand Prix, ma non aveva, ne faceva mai, di meno, ne faceva, sì, quest'anno è partito, sembra che punti a vincere questo Grand Prix. E poi anche Francesco Vannuccini, che quest'anno si sembra molto più, come sono, si dice, maturati tutti. Molto più controllato. Poi Alessandro Annetti, che anche lui, diciamo, sembrava inizialmente di avere una stagione un pochino più tranquilla, invece ora si è rimesso sotto anche lui e sta riandando molto forte. Filippo Occhiolini, anche lui molto bene, anche se nelle ultime gare ha avuto anche qualche ritiro. Ne parleremo e poi chi vediamo anche ragazzini, sì, abbiamo visto Mori, il giovane Mori, che è molto forte. Poi Refi Mirko, quest'anno dovrà lottare fortissimamente per poter entrare nel podio del Grand Prix, ma ancora la gara è lunga, lui è un tenace. Poi Fatih Kenti, Basile, che vince la categoria dei veterani, è un altro atleta che si è aggiunto, diciamo, un po' anche al gruppo dei partecipanti di questa gara, che sicuramente... Sì, quest'anno sarà un pochino più presente a gareggiare, essendo tesserato per la Unione Polisportiva Policiano, quindi qualche gara in più la farà nella nostra zona. Cioè, lui
abita in Valdarno, quindi è un po'... Ecco, abbiamo visto anche Soldini che attualmente è al comando della classifica del Grand Prix per quanto riguarda i veterani, e poi vediamo Fontani Ettore che l'anno scorso era partito dominatore, quasi, sì. Quest'anno è un pochino sotto leggermente sottotono, ma ancora Più forti gli altri, anche perché poi siamo all'inizio della stagione, quindi ancora tutto da vedere. Mazzarelli, un altro che è andato molto forte, abbiamo visto poi Lazzarini, ecco che hanno creato una nuova società atletica terranovese, quindi sarà un altro input in più anche per poter confrontarsi con le varie realtà. Addirittura hanno in programma proprio a settembre un altro evento grosso che dovranno organizzare proprio a Terranova Bracciolini, oltre alla corsa di Natale, anche questa della festa del perdono. Quindi sarà un evento direi importante anche quello, con tantissimo pubblico, quindi sicuramente all'interno della festa del perdono fatto un circuito lì, almeno io, diventerà spettacolare, sì. Vediamo Prosa che invece lui vorrebbe percorsi completamente pianeggianti, forse anche un pochino più brevi, però è sempre presente anche lui nelle varie competizioni. Ecco, vediamo un altro anche Filippo Lelli. E Volpi Roberto. Anche Volpi Roberto, che fra l'altro domenica scorsa erano hanno gareggiato sabato scorso insieme a Cioli, sempre Roberto. Questo è Stefano Giannini. Davide Giannini che anche lui sta andando molto... Non perde una gara, per adesso... Mazza, sta andando molto forte, proprio un tenace. È un grinto. Sì. No, è delle Serluca. Poi Stefano Sinatti, ecco, che giunge al traguardo. Direi comunque sia anche qui, ecco, molto, molto frazionato, ma proprio perché il percorso lo impone, insomma, ecco. E questo Scioli dovrebbe essere. Scioli, sì. La Menzana, sì. Scioli Roberto, poi vediamo Di Cristo Ciro, eccolo qui. Poi Riccardo. Si susseguono un po' gli atleti. In questa circostanza sono stati partecipi anche molti non competitivi, abbiamo detto, proprio perché c'era la possibilità di fare questa camminata di 5 km e poi anche lì il ristoro abbondante per tutti i concorrenti. Ecco, e la Tomasun Monica, sì, ecco, che di Casina Lunga, che sì. Alterna un po' delle gare più forti e altre meno forti, probabilmente ha bisogno di gare dure, però ecco. Sì. E qui vediamo Nicoletta Sanarelli, un'altra di quelle che non demorde mai, quest'anno veramente sempre nella lite e fra l'altro in testa al Grand Prix, come il secondo posto per Volpi Francesca, che anche lei si è messa proprio a capobasso per cercare di raggiungere questo obiettivo. Sì, gara dura, impegnativa, l'avevo fatto qualche anno fa, però avevo fatto un allenamento, quindi non avevo capito la difficoltà della gara. Impegnativa perché insomma dei bei strappi duri, impegnativi. Sono contento perché comunque abbiamo fatto una gara bellissima, penso tutti e tre. Ci siamo alternati al comando fino agli ultimi chilometri, non era deciso, invece. Sì, ho recuperato dalla salita poi nel bosco sono andato meglio. Discesa l'ho raggiunta, ho provato, ma... Questa è la più forte oggi. Molto bene, bella gara. Per il percorso. Diciamo che siamo stati assieme fino a tutta la salita. Poi Francesco ha colmato il divario che aveva in discesa, ma in brevissimo tempo, credo che avesse un centinaio di metri, e ci è arrivato giù veramente come una valanga. E poi agli ultimi 2 chilometri, come diceva Cristian, benché i distacchi siano molto ampi. Il significato della corsa che c'è stata oggi, che è la giornata conclusiva di questa 3 giorni di zero spreco, è qualcosa che vuole sempre avvicinare più fasce possibile di popolazione a questo impianto, un impianto in R1 che quindi è un impianto tutto dedicato al recupero. Quindi il recupero noi lo cerchiamo di sottolineare con tantissime attività, quindi anche ospitando eventi sportivi come eventi musicali, come cooking contest, abbiamo avuto appunto tutta una serie di situazioni che hanno permesso a tantissime fasce differenti di popolazione di vedere che cos'è un impianto in R1. Le domande più curiose sono soprattutto tre. La prima è
a cosa serve questo impianto, cioè, perché sono molto curiosi, perché capiscono che è il loro l'impianto, perché l'impianto è della collettività, i proprietari sono i comuni, e quindi il cittadino capisce che è in parte proprietario anch'esso, e quindi mi ci chiedono: ma che cosa fate? E soprattutto la prima domanda principale dice: che cosa fate? E soprattutto, se fate smaltimento o recupero? Noi rispondiamo che facciamo recupero, perché noi non siamo sostitutivi della raccolta differenziata, ma siamo complementari, cioè quello che non può essere effettivamente raccolto e soprattutto gli scarti del compostaggio che non possono andare a essere recuperati vanno nella termovalorizzazione. Quindi qui compostaggio, quindi recupero di materia, e recupero energetico con gli scarti energetici del compostaggio. E ora siamo passati invece a un'altra bellissima giornata, direi stupenda, una giornata proprio primaverile, quella effettuata al Parco del Pionta, la seconda edizione che viene fatta in questo parco, e direi un grande successo, Moreno. Ma sicuramente penso che questa gara qui viene sempre meglio. Quest'anno è ancora piaciuto ancora di più il percorso rispetto all'anno scorso. L'anno scorso ci fu un problema in partenza perché ci fu una strettoia. Quest'anno abbiamo cercato di farla venire lontano dopo un chilometro rotti, quindi è andato benissimo. La partecipazione è tanta, come vedete anche voi, anche qui molti camminatori, e la giornata stupenda e ha voluto dire tanto. Ecco, direi che questo nuovo percorso è piaciuto, ma direi l'ambiente in cui veniva anche disputata la competizione era bellissimo, quindi anche per gli atleti stessi una giornata così primaverile è stata veramente fantastica, e proprio il gusto che abbiamo visto nei confronti dei concorrenti proprio correre su questo ambiente, questa è la cosa proprio fondamentale. No, sicuramente ci perderemo un altro po' di tempo, ma l'anno prossimo troveremo ancora un altro chilometro qui dentro questo parco, che effettivamente è favoloso percorrerci, è il meglio di tutti perché è vario, non è monotono, corri in mezzo alle piante, agli ulivi, alle altre piante, ai cipressi, ai pini, agli abeti, insomma proprio qui c'è tutto. Ecco, qui vediamo proprio la lunga schiera dei partecipanti che poi avevano proprio il gusto di correre lì. Ecco, cioè, molti hanno fatto tutta la gara anche di tutti i parchi perché volevano proprio visionare questi parchi, benché facessero una non competitiva, però, e altri che non ce la sentivano facevano altre zone. Qui vediamo un altro tratto, diciamo, del percorso molto bello, molto carino, questo nella zona, diciamo, subito dietro il centro anziani, per dire, però ecco, è spettacolare, cioè, vedere questi viali così liberi da mezzi e da veramente... È un polmone importante anche per la città di Arezzo. Questo è un parco bellissimo, si sta rivalutando, speriamo che la gente lo frequenti perché ne vale la pena. E cioè, io il Parco Pertini è bello, ma questo è per uno che corre è molto più bello. Perché è molto vario, qui c'è salita, discesa, pianura, c'è vegetazione diversificata dagli olivi ai cipressi, ai pini, quindi c'è, voglio dire, qui c'è di tutto veramente, c'è qualcosa, ai platani, insomma c'è di tutto e di più, e quindi sicuramente la colloca proprio per le caratteristiche anche morfologiche, no, diciamo geografiche eccetera, è sicuramente una delle migliori. Poi fra l'altro nel centro della città, questo è proprio a ridosso della stazione ferroviaria, voglio dire, quindi qualcuno non potrebbe neanche immaginare che ci fosse un ambiente così bello, così carino. E anche qui abbiamo avuto anche soggetti che sono provenuti, diciamo, dall'Alta Italia, hanno approfittato della vacanza, della vacanza per poter essere a Arezzo, ma poi agonisti anche. E qui intanto vediamo Graziano Emanuele che non ha scherzato. È tallonato da Cristian Taras, Filippo Chiolini, Alessandro Annetti, e poi ecco vediamo proprio anche gli atleti che vengono da fuori, insomma, ecco, sì, che siamo Corrado Massimo, Macolino Adolfo, che è il secondo anno che viene di seguito, c'era anche l'anno scorso, è andato bene, molto lo stock è andato bene, comunque ancora siamo dentro il Parco del Pionta, abbiamo fatto un sacco già qualche chilometro, ecco, l'anno prossimo sicuramente, perché effettivamente vale la pena passarci di più, faremo qualche giragogolo in più. Ecco, chiaramente qui abbiamo proprio cercato di sviscerare un po' tutte le varie zone, vediamo Fontane Camilla insieme anche all'atleta della Badia San Salvatore, insieme proprio a Francesca Barneschi, poi la Bellardinelli invece che stava conducendo la gara quasi solitaria, diciamo in testa alla corsa, poi Sanarelli, poi vediamo la Tiberi, insomma ecco, una giornata di Pasquetta direi... più fortunata di così non poteva essere, insomma, anche proprio per la grande partecipazione degli aretini e non soltanto, proprio
È una corsa che piace, piace proprio per queste caratteristiche qui. Ma sarà dovuta al fatto che il giorno dopo Pasqua ormai ha preso... Eh sì. Cioè è diventata una gara... Punto di riferimento, sì, un punto di riferimento. Adesso sì, e vengono anche gente, anche molte gente delle province limitrofe, perché ormai hanno visto che insomma è partecipata e la gente va dove c'è gente. È una gara partecipata, una gara premiata, una gara che diciamo nel giro di... 2 ore abbiamo fatto partenza, arrivo, premiazione e tutto, cioè l'abbiamo mandati a mangiare a mezzogiorno, insomma, voglio dire, quindi qui vediamo ancora un altro tratto del percorso all'interno proprio del parco in cui i concorrenti ritornavano verso la zona dell'arrivo, quindi altre zone particolarmente suggestive e spettacolari, ecco qui, vedete proprio quest'altra salita, sì, che, poi anche qui è selezionante, insomma, voglio dire. E qui ecco vediamo ancora proprio la presenza di questo Corrado Massimo che era nelle posizioni di testa, Stocchi è andato molto forte, poi vediamo anche in Barek, Fatichenti, Mori, vediamo anche l'atleta del Stocchi, Buono, insomma, ecco, quindi, Che ha fatto 2 maratone in 15 giorni. No, cosa? Stefano Bettarelli, sì, che poi è reduce dalla maratona di Roma. 2,50, quindi direi un grande risultato anche per lui dopo 15-20 giorni. Fosco Lorenzo a Retino, ma adesso è importato in Romagna. E poi abbiamo visto la Bernardinelli al comando della gara, ma vedete la lunga schiera, poi seconda la vediamo la Barneschi, poi la Fontane Camilla insieme anche all'atleta della Arcivescovo Abbadia San Salvatore, che è la Monicchi Marcella, insomma, ecco, quindi tutte queste atlete che fra l'altro è presente anche lo scorso anno, è entusiasta della competizione, anche della gara, di quello che poi il panorama che c'è. Ecco. Ci fu il top un pochino in partenza, ci fu qualche disagio proprio quest'anno ha funzionato perfettamente. Perché, sì. E qui vediamo ancora un altro tratto proprio del Pionta, vedete proprio questo parco che si può vedere in varie sfaccettature nella salita, nella discesa, in mezzo alle piante, in mezzo alle... ecco qui ci sono i cipressi, di là c'erano gli olivi e basta, qui c'è poi c'era, ecco qui, guardate quest'altro viale fantastico, anche questo viale dopo l'anno scorso successe perché questo era chiuso, questo viale qui era chiuso. E qui direi questo qui è spettacolare, questa zona, ecco qui intanto vediamo proprio nella pista ciclabile, molti di questi tratti vengono poi inseriti nella pista ciclabile, qui ancora una divagazione nella parte alta, diciamo, del colle del Pionta, che sicuramente vedete poi molti anche non competitivi camminatori che hanno voluto essere presenti in questa giornata di festa, insomma, diciamo così, e poi soprattutto di smaltimento anche di alcune tossine con i pranzi e le cene dei giorni precedenti. No, questo è un percorso, ecco, riguardando queste immagini finalmente viene voglia anche di correre, perché cioè, la giornata è stata bellissima e quando è luminosa così. E poi sicuramente non è anche una gara non noiosa dal punto di vista proprio anche del percorso, perché qui trovi le varianti più disparate, insomma, ecco, non hai il tempo, diciamo, di pensare di fossilizzarsi su un tipo di ritmo, eccetera. Quindi intanto vediamo la Bilardina di che scende in discesa al comando, insomma il suo vantaggio è abbastanza netto nei confronti delle più dirette avversarie, che ovviamente quando c'è un percorso così più diciamo vario diventa maggiormente selettivo. Poi bisogna vedere quello che uno è, quello si è straviziato, come si dice noi, nelle giornate precedenti oppure no. Ecco, vediamo la Francesca Barneschi al secondo posto, ecco, e poi la Monicchi al terzo, e la Camilla Fontane che è rientrata anche lei dopo tanti mesi quasi di non presenza, poi la Tiberi insieme alla Sanarelli, poi Tonelli, ecco qui scendono Cucchiarini addirittura da Città di Castello, poi gli amici di Ponticino, insomma, e qui ecco l'altro ambiente, diciamo, della pista ciclabile che lì portava verso altre zone. Qui siamo alle zone di Via Laschi, sì. E anche questa, vedi, non completamente, diciamo, anche fuori da traffico, quindi questo è sicuramente un aspetto ancora fondamentale. Diciamo che poi ecco il trasferimento negli altri parchi tutto sommato è venuto abbastanza senza grandi diciamo problematiche, sì, di traffico. Qui si tratta del lunedì dell'Angelo, la mattina non c'è molto traffico, però era supportato bene, specialmente nei incroci principali c'erano i vigili, in tutti gli incroci principali c'erano i vigili, quindi anche il supporto è stato notevole da parte di loro. Dopo, oltre a questi, c'erano i volontari, però
No, no, ha funzionato, sì, ha funzionato perfettamente. Sì, sì. E qui vediamo ancora i concorrenti che escono fuori dalla pista ciclabile da questo lungo. E qui vanno verso il parco, quell'altro parco. Parco Ducci, Parco Ducci, e poi dopo chiaramente devono affrontare la parte forse più dura del percorso, quella la salita, che poi dove c'è stato, intanto vediamo Fosi, Giorgio, anche qui sì, sono partiti, al secondo passaggio, quindi ci hanno anche ringraziato alcuni perché hanno fatto un tratto almeno di 3 km in meno rispetto agli altri previsti, quindi beh, tutto sommato anche queste formule di riduzione di alcuni tratti del percorso fanno bene anche per fanno bene anche per loro, perché sennò diventa anche a volte deprimente arrivare in fondo, essere soli, insomma, ecco, quindi infatti arrivavano con gli ultimi di quell'altro gruppo, quindi andava bene. E qui vediamo una lotta serrata fra la Monicchia e la Varneschi, insomma veramente serratissima questa gara per il secondo posto, in tre se la potevano giocare veramente, quindi lì sarà stato determinante senz'altro la salita. E chi va meglio salita, anche perché dopo la salita c'è un bel tratto, c'è sì, un bel tratto tutto pianeggiante da correre sul ritmo, cioè, non so, saranno circa 4 km da Villa Severi a 3 km all'arrivo, però è tutto da correre sul ritmo quella. Certo, qui intanto vediamo anche la Volpi Francesca molto bene, che è andata poi con Stali insieme a Matini, altri atleti che si susseguono. Ecco, vediamo anche Gibina Milcare che si è intruppato, quindi è rimasto nel gruppo. Vediamo Sanarelli, Orsini, Tiberi, che poi Massimo, ecco, via via si susseguono. Ecco, qui intanto stanno risalendo, adesso si riportiamo verso la zona di San Laurentino, vediamo Stefano Sinatti, poi vediamo Orsi, dovrebbe essere quello della Corito Free, sì. Poi via via, ecco, si i due menzanesi, diciamo, di Siena, che ormai sono quattro atleti presenti quel giorno della Mezzana. Poi vediamo Sguerri Silvano, che anche lui ha guadagnato chiaramente nella nel chilometraggio in questa occasione. Poi vediamo, abbiamo visto la Bellardinelli, Bini, poi ecco, vediamo Serboli, reduce dalla maratona, la mezza sì, di Valencia, però è tornato un pochino non in condizioni perfette. Fontani, poi Allori, come al solito, poi Prosa. Via via stiamo risalendo e stiamo affrontando, avvicinandosi verso la salita che porta al Prato, sicuramente la parte più impegnata. Vediamo invece Soldini molto elastico, molto deciso, sembra proprio particolarmente in forma in questo periodo. Del Buono abbiamo visto quel giorno, però c'erano altri due concorrenti. Ecco, vediamo un bar che Taras, dico, poi vediamo i Platica, Rami, Mori, sì. Fatichenti, e poi l'altro dovrebbe essere l'atleta di Sinalunga, poi Stocchi, che è andato forte, direi, considerando tutto non è andato male, e poi qui ecco vediamo l'atleta, proprio questo atleta che è proprio Corrado Massimo, e qui intanto ecco li vediamo la divagazione che riscende giù dal parco, dal Prato, quindi Taras, poi Annetti, poi ancora Vannuccini, Verini, e qui se la giocano veramente, ancora lotta serratissima per le posizioni, diciamo, di rincalzo per i primi posti. Ecco, vedete proprio lo spazio tra l'uno e l'altro, c'è quest'altra salitella qui che poi sicuramente spezza le gambe, e qui ecco vediamo proprio un'altra diciamo, i platani da una parte, cipressi dall'altra, poi qui ancora qui siamo proprio nella zona dell'arrivo, ultimi tratti per quanto riguarda il protagonista, che ha fatto una gara eccezionale. Questa salita, guarda come spinge, si vede che è forte, va molto forte, pensate che lui lavora tra la mattina e la sera facendo il giardiniere, quindi ma si vede strutturalmente è molto molto forte, e quindi va a vincere con il 40-24, direi un ottimo tempo nella zona qui. Poi ecco qui grande ristoro anche all'arrivo come al solito, poi Cristian Taras al secondo posto, anche lui si volge per controllare la situazione, a vedere la corsa di Graziani contro e poi al terzo posto vediamo Corrado Massimo della Cremona Sportiva, eccolo qui, proprio le fasi conclusive di questa gara, quindi grande prova per questi concorrenti, eccolo qua. Poi vediamo al quarto posto giungere Vannuccini, ancora non si vede, ecco, intanto li vediamo questi concorrenti soddisfatti anche della presenza, ecco Vannuccini Francesco, anche lui veramente sta
andando più regolare quest'anno rispetto anche allo scorso anno, quindi veramente sta dimostrando maturità, soprattutto controllo anche delle sue condizioni fisiche. Poi Alessandro Annetti, vedete questa salita, insomma l'ultimo tratto è particolarmente impegnativo, quindi Annetti, poi Stocchi, vedete che stanno... È stato saltato Verini qui, Probabilmente si è passato, eccolo qui, lo vediamo adesso, sì, ecco. Verini giunge dal traguardo con la nuova maglia, diciamo un nuovo completo della Polisportiva Policiano, che molto ce l'avranno tutti, anzi consigliamo tutti di andare a ritirare il materiale per poterlo indossare, la nuova divisa della Polisportiva Policiano che ha come sponsor tecnico la Mizuno per quanto riguarda questa gara. Poi vediamo Rossi, poi Del Buono, poi Cincini. Ecco, giunge la Rai, Di Maro Donnini, che ovviamente non è uno specialista di queste gare brevi, però gli servono. Poi Belardinelli, poi Nottolini è prima della categoria veterani, sì, anche lui da Badia San Salvatore. Quindi, e qui vediamo la Belardinelli accompagnata dal suo compagno, anche altri atleti che giungono al traguardo della gara, questa salita finale. E poi vediamo anche molte persone che ovviamente la giornata induceva anche a stare tranquillamente lì a prendere il sole, oppure anche stare all'ombra, perché effettivamente era molto calda, quindi una giornata caldissima. Quindi complimenti anche alla Bellardina di Roberta, che è imperterrita, anche lei è abbastanza tenace su queste gare. E poi vediamo che l'arrivo anche di Stefano Sinatti, via via, poi eccoli qua. Corazzesi, poi c'è Volpi. E intanto vediamo, ecco, Giannini lì, Orsi, poi vediamo anche l'arrivo di Parneschi Francesca al secondo posto, e fra non molto vedremo anche la Municchi che completerà il podio femminile. Ecco, qui vediamo intanto si sta... comunque bello, anche l'arrivo direi è ottimo. Ecco, sì, vediamo la Municchi. Per il Parco del Pionta l'arrivo è il migliore posto, è questo, anche perché c'è sempre il sole. Anche perché poi abbiamo la possibilità di spaziare poi per quanto riguarda le storie. Ecco, qui intanto vediamo anche la partenza del settore giovanile, che direi ci ha un po' sorpreso, pensavamo che ci fossero meno partecipanti, invece qui intanto vediamo Cicerone Giada che va a vincere questa prova. E direi anche qui grande partecipazione anche dei giovani, dei ragazzini, che ci fa piacere quando poi una giornata così molti genitori ce l'hanno portati anche apposta, ce l'hanno portati perché c'era l'uovo di Pasqua Vestri per tutti. Insomma, è stata una bella soddisfazione. Qui vediamo ancora altri arrivi che si susseguono nelle categorie, quelle un pochino più piccoline. Dei tratti abbastanza brevi, tipo però tutti in salita, quindi si sentono. E poi completeremo l'arrivi con le categorie dei più piccoli. Vedete qui questa lotta serratissima, qui vediamo Angori, anche in Bresci, testa, anche Bresci, vedete qui qualcuno allarga anche le braccia addirittura, poi qualcun altro lo spinge di tutto di più. E qui a livello femminile vedete anche qui però si divertono, vedete che è uno spettacolo questo qui. E vediamo nel finale che la passa, che Severi, Clara passa, diciamo, la sua diretta avversaria, ma non interessa se arriva prima, se arriva seconda, non è fondamentale in questo caso, che l'importante è avere in fondo. Ecco, poi dopo premiazioni che anche quest'anno l'abbiamo migliorata anche sotto l'aspetto, diciamo, anche dell'estetica, insomma, quindi facendo anche dei cesti natalizi, dei cesti, diciamo, cesti pasquali, sì. E qui, ecco, ringraziamo anche il Lion Club. Il cesto è natalizio, però questa era pasquale. Il Lion Club, ecco, vediamo proprio l'ova del vest che veniva fornito a tutti i premiati della gara, quindi questa è stata una cosa in più che è stata data ai concorrenti. E adesso le interviste. Il percorso mi è piaciuto tantissimo, poi sono molto contento perché la gara, insomma, è andata bene, nonostante che non sia proprio delle mie caratteristiche, però insomma sono andato bene, insomma, dai, diciamo così, sono andato forte. Ecco, sei partito fortissimo già dalle prime battute, per quale motivo? Volevi acquisire un po' di vantaggio nei confronti degli avversari che potevano essere ostici nel percorso? Avevo parecchia paura del Taras, però ho detto proviamo un po' a andare subito via e poi cerchiamo di mantenere il più possibile, insomma, poi ce l'ho fatta, insomma, ecco. Dopo la vittoria di domenica scorsa, oggi era difficile ripetersi, poi comunque c'era avversari agguerriti e Graziano Emanuele so che in grande condizione, infatti l'ha dimostrato, fin dalle prime battute ha preso il comando della gara. E niente, ho provato a stargli dietro, però non c'è stato verso di riprenderlo e nemmeno ad avvicinarlo. E dov'è stata la parte più difficile del percorso?
Ma la parte più difficile è per arrivare su al prato, perché comunque io in salita un po' soffro rispetto alla pianura. Però dopo, quando siamo riscesi dalla parte del Duomo andando verso Villa Severi, si correva bene. Comunque è un bel percorso, organizzato benissimo. Di Pasquetta venire qui a Arezzo, tra parchi di Arezzo, penso sia motivo di soddisfazione. Secondo me è migliorata così, mi è piaciuta di più. La partenza forse un po' più dura, però mi è piaciuta. Sì, ecco, il percorso ti piace? Sì, molto. Sì, molto. Poi si vede quest'anno la seconda volta che l'ho fatto, proprio mi è passato benissimo il tempo. Perfetto. Sì, si è sudato parecchio, era solo gli allenamenti. Le gare purtroppo, quando si può si viene, se no vanno rimandate. Ecco, come gara, come ti è sembrata? Impegnativa particolarmente oppure una gara... No, impegnativa perché era cambiato il percorso, quindi il secondo giro non me l'aspettavo e quindi insomma un chilometro in più si sente.